ragazzi! Che cosa aspettate? Giù a terra! Questa è l'artiglieria. Ma da dove vuoi che possano sparare con l'artiglieria? Ma no, ha ragione. Non sono bombardamenti, è artiglieria. Quella dei russi. Che bel regalo di compleanno. Che sta succedendo? Da dove vengono questi colpi? Mein Führer, posso augurarle buon compleanno? Mein Führer, il centro di Berlino è sotto il fuoco dell'artiglieria. Bersagliano con granate la porta di Brandeburgo, il Reichstag e la stazione di Friedrichstrasse. Ma da dove sparano i cannoni? Mein Führer, non si sa, ne parlavo con Kohler. Kohler? Diamo Kohler. Kohler, lo sa che Berlino è sotto il fuoco dell'artiglieria? No. Ma come? Non le sente le cannonate? No, io mi trovo a Wildparkwerder. La città è sotto attacco. I russi devono aver preso un ponte ferroviario sull'Oder. Il nemico non ha batterie ferro trasportate sull'Oder. Non è fuoco di cannoni a lunga gittata. Il comando della batteria contraerea situata nello zoo comunica che a sparare sono cannoni che hanno al massimo un calibro di 10 o 12 centimetri. Le batterie russe devono essere nei dintorni di Marzahn. A nemmeno 12 chilometri dal centro di Berlino. I russi sono già così vicini. Dovrei far impiccare quelli che sono al comando della Luftwaffe! Questo è inaudito. Inaudito! Ho i russi a 12 chilometri dal cuore della città! Ma perché me lo dicano, devo essere io a chiederlo! Mein Führer, forse sono davvero cannoni a lunga gittata. Lei ha parlato di un ponte ferroviario sull'Oder. Sciocchezze! Quell'Himmler è un pallone gonfiato pieno di boria. La donata degli alti papaveri. Viene la nausea solo a guardarsi intorno. Vorrei annunciare l'operazione Clausewitz. Berlino, nuovo fronte. La città è persa, non può tenerla. Se il Führer resterà qui, la Germania cadrà nel baratro con lui. Noi dobbiamo dissuaderlo. Vada a parlare della cosa con Hevel. Al Führer piace, è l'unico diplomatico a cui dia ancora ascolto. Hevel ha tentato in tutti i modi, purtroppo è stato inutile. Perché non ne parla con sua cognata, allora? Perché no? Lei è sposato con la sorella di Eva Braun, praticamente un parente del Führer. Bisogna provarle tutte. Berlino è quasi circondata dai russi. Lei è ancora giovane. Presto sarà padre. Vuole morire a Berlino? No, di certo. Signori, il Führer!